Ma primo tempo non siamo entrati con la giusta cattiveria, perché eravamo un po' su tutte le palle, eravamo in ritardo, non abbiamo fatto benissimo. Secondo tempo, tra il primo e il secondo tempo ci siamo un attimino chiariti, perché insomma dovevamo fare qualcosa di meglio, siamo entrati con un piglio diverso, l'abbiamo pareggiata, la volevamo vincere, poi ci siamo messi male su questa palla inattiva e abbiamo subito il secondo gol. È chiaro che poi è difficile su questo campo piccolino, è difficile poi trovare gli spazi giusti, perché loro sono chiusi bene, ripartivano anche bene, anche se poi non ci hanno più impensierito, però hanno chiuso un po' tutti gli spazi per poter cercare di pareggiarla. Se devo guardare un po' quello che sta succedendo nell'ultimo mese, partendo da oggi, andando a ritroso di qualche domenica, insomma si vede che qua le partite sono rinviate, sono parecchie, perché insomma oggi mi sembra che più del 50% sono state rinviate. Presumo che qualcosa dovrebbe succedere tra oggi e domani. È chiaro che io non me lo auspico, perché insomma noi vogliamo sempre giocare. E oltretutto noi veniamo anche da una sessione un po' particolare, perché siamo partiti in ritardo. Adesso che stavamo un po' alzando l'asticella sotto l'aspetto fisico, è chiaro che anche oggi negli ultimi minuti abbiamo sofferto, perché non avendo completato la preparazione qualcosa dovevamo concedere, però fermarsi nuovamente per noi significherebbe un'altra situazione, insomma, che non mi è mai successa poi nell'arco dei 25 anni che alleno. Speriamo di no, però insomma, guardando, sentendo un po' quello che si dice in televisione, mi sembra proprio che è arrivato forse il momento che anche per noi qualche settimana dovremmo stare a riposo.